Ciao a tutti, bentornati in un nuovo vlog. Allora, oggi vi farò vedere alcuni oggetti che, secondo il mio parere personale, non possono assolutamente mancare nello studio di una creativa. Allora, iniziamo. In prima linea, io metterei la pistola della colla. Dopo averne provate un'infinità, ne avrò avuto forse una decina, io ho scelto questa della Dremel. Non è chissà che, però comunque ti consente di avere due diverse intensità di calore, ed è importante perché con quella molto alta ti bruci tantissimo e scende un sacco di colla comunque nel lavoro che stai facendo, e invece l'altra tiene un po' più a bada. Dipende dal lavoro che state facendo, comunque potete regolare l'intensità di calore, ok? Quindi la pistola della colla, secondo me, è una cosa che nel laboratorio di una creativa non può assolutamente mancare. Seconda cosa che non può assolutamente mancare sono le forbici. Ora, qua dietro ne vedete, io ne ho veramente tante. Però adesso faccio un esempio veloce: le piccolissime per ritagliare le cose molto molto piccole, e poi delle forbici della grandezza che preferite. Io ne ho veramente di diverse misure, però le piccoline secondo me sono fondamentali. Nel laboratorio di una creativa non possono assolutamente mancare. Un'altra cosa che non può mancare, sempre secondo me, è il taglierino. Ho trovato questo professionale grazie a Eleonora, che l'ha consigliato in uno dei suoi video. È favoloso, taglia benissimo, lo trovate su Amazon, comunque l'ha consigliato già Eleonora, se avete bisogno vi metto il link qua sotto. Un altro prodotto molto 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 indispensabile secondo me è il pennello. Ti aiuta a pulire tutto il piano di lavoro o a spolverare residui di glitter o altro comunque che stai facendo, e secondo me è importantissimo, compratevelo. Un altro prodotto che a me non deve assolutamente mancare nel mio angolo creativo è un accendino, perché quando ad esempio faccio un esempio, secondo come effettuo il taglio al nastrino, le forbici a volte me lo rovinano. Se passate velocemente l'accendino, i filini, tutte quelle cose in più, e pulisce, diciamo, il lavoro. Okay? O se state lavorando con il feltro, con l'ovatta, state imbottendo, poi comunque fate il punto festone e chiudete tutto, possono capitare dei pelucchi che escono dalle fessure del punto festone, e allora con l'accendino sparite. Quindi secondo me, io consiglio alle creative di tenerlo sempre a portata di mano nell'angolo creativo. Poi un'altra cosa fondamentale è il nastro biadesivo. Vi servirà per tutto, sia che volete fare lavori con la carta o comunque per altre cose che vi possono venire in mente. Comunque il biadesivo è sempre utile. Questa codina di topo, non so se la vedete bene con tutta questa luce, comunque è un nastrino tubolare lucido di raso. Io lo utilizzo veramente per tutto, lo utilizzo per i portaciucci, lo utilizzo per realizzare gli appendini per qualsiasi cosa, per i fiocchi nascita oppure per le palline di Natale, qualunque decorazione. Comunque questo è indispensabile secondo me nel laboratorio di una creativa. Poi la penna gel bianca. Allora, secondo me, per chi fa lavori con la carta è indispensabile. Io ad esempio la utilizzo se devo fare il tratteggio, come per far finta che sia una cucitura invece soltanto disegnata. Con la penna bianca viene più bella, e quindi io consiglio a tutte le creative di averne sempre una nel proprio angolo. Poi un'altra cosa che non può assolutamente mancare è il punteruolo, col quale potete fare qualsiasi sorta di buco dappertutto, che sia cartone pressato, che sia feltro, stoffa o altro. Comunque con questo vi aiutate tantissimo, perché fa veramente i buchi in un nanosecondo, e ci vuole per forza, perché non potete usare un ago normale. E niente, io vi consiglio di comprarvi un punteruolo, perché in ogni angolo nell'angolo creativo di ognuna di voi potrebbe tornare utile. Compratevelo. Naturalmente
colori acrilici. Io ora vi faccio vedere il bianco perché con questo realizzo tipo gli occhietti dei pupazzi, faccio i punti luce per gli occhi. Comunque il bianco può essere anche una base per poi andare a stendere comunque un altro colore. Però io ho tutti i colori di qua, ok? Io adesso ho fatto vedere il bianco, questi sono di stamperia, io mi sono sempre trovata un sacco bene. Comunque, colori acrilici normali, secondo me, possono sempre servire. Io li utilizzo anche un sacco, quelli più scuri, tipo il marrone, oppure il dorato, bronzo, eccetera. Li utilizzo un sacco per spugnare e cercare di fare le ombre nelle cose a decoupage, o comunque anche se fai gli album o qualunque cosa, comunque puoi utilizzare per i bordi, per creare profondità, comunque i colori acrilici. Un'altra cosa molto molto importante, io direi fondamentale, perché abbiamo visto all'inizio la colla a caldo, però secondo me ci vuole anche un altro tipo di colla, che è questa che ha già l'applicatore e comunque riesce a incollare tutto il cartone, la carta, non so, per chi fa gli album è valida. È sempre meglio avere più tipi di colla, perché ad esempio io ho anche la colla stick, ho questa, ho la vinilica, il barattolo proprio grande, però anche la colla a caldo, che la verità uso maggiormente, però comunque bisogna avere diverse colle a casa. Altra cosa, secondo me, non dico fondamentale, ma quasi, secondo me, sono i brillantini. Ora, questi sono bianchi, però credetemi, io li ho di ogni colore. Allora, li trovate maggiormente nel periodo natalizio, però comunque io mi sono resa conto che li sto trovando anche nel resto dell'anno, perché comunque li ho comprati diverse volte e ce li ho, e che ho una scorta allucinante qua di brillantini, perché li uso tantissimo. Poi ha consigliato una cosa Eleonora nell'ultimo suo video, che è il vassoietto della Sizzix raccogli brillantini, e quello lo dovrò acquistare assolutamente, perché è di vitale importanza, altrimenti io qua spargo veramente brillantini dappertutto. Non lo conoscevo, l'ho conosciuto perché ho visto il suo video, quindi quando lo comprerò ve lo consiglierò. Nel frattempo so che di sicuro avete visto da lei, penso che costi comunque intorno alle 5-6 euro, comunque io lo comprerò sicuramente a giorni. Sono una grande appassionata di angoli rotondi e mi sono comprata questo. È vero che avevo anche questo, però è anche un po' insomma è un po' più complicato. Se vuoi fare proprio in fretta usi questo, e io lo adoro, e anche il contenitore qua, un piccolo serbatoio dove mette gli angoletti che taglia, ed è favoloso, ve lo consiglio un sacco. E poi un'altra cosa che secondo me potrebbe tornare utile, non penso sia indispensabile, però ve la voglio far vedere lo stesso, ce l'ho da non so da tantissimo tempo, è questo, è un righello che ha tutti i cerchi di tutte le dimensioni. Ora non so bene il suo nome tecnico e non me lo chiedete, però poi me lo cercherò. Però comunque può tornare utile se devi tracciare comunque dei piccoli cerchietti e fare delle forme. Questo secondo me, cioè, sarebbe meglio averlo, ecco. Poi l'ultima cosa che vi farò vedere oggi, la penultima direi, è la taglierina. Allora, questa taglierina, vabbè, io ce l'ho avuta in dotazione con la plastificatrice, l'avete già vista in un precedente video, e quindi vi farò vedere questa, non la mia precedente taglierina. Comunque, una taglierina ci vuole assolutamente nel laboratorio di una creativa, perché è proprio indispensabile avere qualcosa che ti tagli all'istante i fogli. Più avanti, anch'io spero di acquistare quella ghigliottina, però per adesso, per i lavori che faccio, va benissimo questa. Altra cosa molto importante per le creative che comunque vendono online e hanno una cerchia di clienti è l'agenda. Questa è la mia, vabbè, l'ho personalizzata con un imposta dorato, Flow Design 2020, sta per finire. E questa agenda l'ho trovata un sacco carina perché ha il salto del mese, quindi io non devo andare a cercare mille volte le pagine, ma faccio direttamente così, devo andare a ottobre, boom, esco da ottobre, ok? Devo andare a novembre, vado a novembre, cioè vado direttamente, è come la rubrica, ok? Quindi mi va abbastanza bene. Per quest'anno invece c'è una grandissima novità, ma ve ne parlerò un po' più avanti quando arriva il pacco.
perché questo pacco praticamente è in viaggio da 3 o 4 giorni o forse qualcosa in più, però appena arriverà questo pacco io vi farò vedere che cosa ho comprato. È una grande novità perché l'agenda 2021 sarà totalmente personalizzata da me. Quindi la mia nuova agenda ha il mio logo intanto, la mia immagine, il mio avatar nella pagina, nella copertina. Dietro mi sembra di aver messo un unicorno e all'interno è tutta stile unicorno, perché comunque avevo il bisogno di avere un'agenda che parlasse un po' di me. Queste sono un po' anonime, io comunque queste le compro ovunque, in un'edicola, in una cartoleria, però non mi soddisfavano. Infatti quella dello scorso anno l'avevo totalmente stravolta, era diventata tipo gypsy, ok, tutta strass, farfalline attaccate, pezzi di stoffa, non lo so, l'avevo resa un po' gypsy, per ripetervelo, però era anche un po' esagerata, ok. Volevo qualcosa di carino, però di semplice ma elegante lo stesso, cioè che parlasse però un po' di me. E allora ho fatto questa agenda, non è di sicuro di questo formato, questo mi sembra che sia A6, io l'ho fatta A5, quindi risulta un po' più alta e leggermente più larga. Quando arriverà, la prima cosa che farò sarà un video per farvela vedere, perché sicuramente vi piacerà tantissimo. Al prossimo video, ciao ragazzi!